Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in una nuova review, quest'oggi con Ansu Fati, player molto richiesto sui miei social e ho deciso di portarvelo. Prima però ho voluto testarlo in share play perché voglio darvi un parere personale per come l'ho provato io e non solo per le stats per questa carta, perché è una carta molto valida per il prezzo che ha. Comunque partiamo col dire che è un giovane. Classe 2002, quindi già per questo lo andiamo a sbloccare, perché se vogliamo fare per esempio una squadra full giovani, eccetera, è una bella idea, giusto per terminare l'anno in bellezza. Abbiamo al terzo 1,78 m, che non è né troppo alto né troppo basso. Work rate alto normale, che per me è perfetto per il reparto offensivo, voi lo sapete, preferisco, perché con questo work rate, poi unito al posizionamento in attacco, abbiamo gli inserimenti del player. Per esempio, vi faccio un piccolo esempio, ho Messi che avendo normale in attacco tende ad inserirsi veramente poco, a differenza di Mané che è alto, quindi a me piace molto di più Mané che va in profondità e si inserisce e non Messi che rimane lì fermo, quindi questa carta per me è ottima per gli inserimenti. Poi abbiamo un 4 skill 4 piede debole, quindi va benissimo per ciò che deve fare. Io allora vi dico, raga, l'ho provato COD, COS, COC, attaccante a 2 però, e non mi ha deluso. Adesso andiamo ad analizzare le stats, vediamo un 96 di velocità complessivo con 97 di accelerazione e 94 di velocità scatto. Qui però vorrei fare un'osservazione. Testando l'ho notato che, nonostante abbia 97 di accelerazione, quindi gli permette di prendere velocità subito, e distanze dall'avversario, non era così. Faceva difficoltà a prendere velocità rispetto agli avversari. Non so in base a cosa succede questo, però a me dava questa impressione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete notato questo. Tiro ottimo, posizionamento attacco 81, che con il work rate va bene, si inserisce, fa il suo. Finalizzazione 90, che è altissima, potenza di tiro 85, tira a distanza 87, rigore 94. Questo tiro unito all'89 di freddezza, raga, fa in modo che dentro l'aria è letale. Il suo lo fa, qualche volta tende a sbagliare, però ragazzi è un 89 che non è stato proprio pompatissimo, però il suo lo fa, passaggi ottimi, abbiamo 90 di passaggio corto con un 87 di passaggio lungo, quindi ottimo anche per fare i passaggi, cross 86, effetto 81, agilità ragazzi, questo è un pro clamoroso, si muove in un fazzoletto, clamoroso, 99 agilità, 99 equilibrio che si sente tutta, 85 reattività, 90 controllo palla, 92 dribbling. Tanta roba queste stazze. Poi abbiamo un fisico con un 96 di elevazione, che sapete non serve a niente quest'anno praticamente, e un 84 di resistenza, che gli permette quindi di poter giocare anche da titolare. Come caratteristiche abbiamo dribblatore veloce, tiri di esterno, che ragazzi ti fa dei giri di esterno bellissimi, e dribblatore tecnico. Come pro abbiamo ovviamente la velocità, il dribbling che è pazzesco, le 4 skill e 4 piede deboli che vi permettono di essere un po' meno prevedibili, quindi potete fare già qualcosina rispetto ai 3 skill e 3 piede debole. Ovviamente di sinistro tende un po' a sbagliare, se vi sia chiaro. Comunque, da esterno va benissimo, fa il suo. COC anche, però mi è piaciuto molto di più esterno. E raga, attenti, nell'attacco a 2 mi è piaciuto ancora di più che da esterno. Ovviamente l'ho affiancato in quel, quando l'ho provato ad Eusebio. Quindi un attacco a 2 Eusebio Ansu Fati, e devo dire che Ansu Fati ha segnato anche più di Eusebio. Molto buono in fase finalizzativa e soprattutto anche in fase costruttiva con i passaggi aiutava molto, ne sbagliava veramente pochi. Però io di queste carte ho una piccola valutazione, secondo me queste sono carte che rendono più da sub, così come per esempio James, giusto per farmi un esempio, o anche Maximin 84. Sono quelle carte che vanno a dar fastidio nella seconda parte di partita perché spezzano proprio il gioco. E infatti per questo l'ho voluto provare prima titolare e poi sub. Nelle partite in cui era titolare faceva il suo nel primo tempo, ma nel secondo tempo ovviamente avendo 84 di stamina un po' si spegneva e doveva essere cambiato. Ma quando ragazzi l'ho messo da sub mi ha svoltato tante partite. Ovviamente parliamo di Division Rivals Divisione 1, quindi a livelli alti mi ha svoltato. E quindi vi posso dire che in rapporto qualità-prezzo questa carta ci sta tutta. Io al posto vostro, se avete spazio, volete, vi serve un esterno della Liga oppure volete un buon sub, per quello che costa, io lo andrei a fare, anche perché richiede 2,85 €. Da queste 2,85 € ci sono anche due pacchetti. Può darsi anche che trovate qualcosa, vi ripagate anche la sfida. Lo andate a pagare anche con i pick, per esempio, lo potete pagare anche 50k. Io sinceramente lo farei. Per chi è interessato, io ovviamente, raga, non posso perché ho Felipe Anderson, ho Mané Toz, ho veramente la squadra pienissima, sia di sub che di titolari top, quindi non vado a farlo. Però se avessi una squadra medio-alta, io subito andrei a fare questa carta perché mi ha stupito, molto buona.
E oltre a questo ho sentito anche pareri di altri pro player che l'hanno utilizzato da sub nei loro account Road to Glory, eccetera, e si sono trovati bene. Quindi io vi posso dire che approvo questa carta. Quindi non abbiate dubbi, provatela, mi raccomando, fatemi sapere voi qui sotto i feedback. Noi siamo alla conclusione del video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, fatemi sapere tutti i vostri pareri su questa carta, mi raccomando, perché ci tengo a sapere il parere della community di FIFA. Passate dai link in descrizione. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gera. Ciao.